Eccolo qui il presidente del Pescara che abbiamo visto scappare dopo il rigore di Masciangelo, il gol di Masciangelo, scappare in campo. Una liberazione, presidente, durata 12 mesi, dall'agosto dello scorso anno a ferragosto di quest'anno. Sì, soprattutto è durato l'ultimo mese e mezzo, perché da quando abbiamo ripreso dopo il lockdown veramente potevamo fare molto di più. Se questa squadra avesse giocato come ha giocato oggi, credo che potevamo parlare di altro, non di play-out e salvarci sul calcio di rigore. Quindi devo fare un plauso a tutti i ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita, una grandissima partita. Possiamo dire, presidente, ne parlavamo anche con il direttore generale Giorgio Repetto, che questa salvezza equivale quasi ad una vittoria di un campionato di Serie B. Il patrimonio della Serie B è un patrimonio della città, hanno detto i tifosi. Mantenere, aver mantenuto la Serie B è fondamentale. Ma è fondamentale, io l'ho detto anche durante la settimana, il patrimonio della Serie B è fondamentale per la società, è fondamentale per la città, è fondamentale per i tifosi, è fondamentale per tutti. Io adesso mi auguro che dopo questa, chiamiamola vittoria di campionato, perché questa è una vittoria, come giustamente dicevi tu, di campionato, si possa anche ricompattare un pochettino con l'ambiente questa squadra, perché è giusto che sia così. E perché poi fondamentalmente questi ragazzi hanno dato veramente l'anima per questa maglia. Devo dire che i tifosi sono stati, a differenza di altre piazze, sono stati veramente bravi, perché hanno sostenuto la squadra, anche magari con parole un po' forti, però senza fare gesti eclatanti, ma hanno sostenuto la squadra, hanno chiesto ai giocatori di dare il massimo, i giocatori l'hanno fatto, e quindi va dato un merito anche a loro per quello che hanno fatto, per come hanno trattato questi giocatori, senza mai stressarli più di tanto, perché era fondamentale arrivare a queste due partite con il massimo. Presidente, che cosa è accaduto dopo la gara di Verona con il Chievo? Perché a Verona, al Bentegodi, avevamo visto una squadra incapace di proporre gioco e di tirare in porta. In queste due gare con il Perugia abbiamo visto una squadra che ha avuto tantissime occasioni, ha segnato gol, ha lottato con il cuore, con la voglia, ha fatto vedere di essere una squadra. Ma questo è quello che ho sempre detto anche io, cioè, questa squadra sa fare una sola cosa, sa giocare a calcio. E deve cercare di giocare a calcio. Purtroppo noi siamo andati a Verona pensando di portare a casa il risultato che ci poteva servire per andare al mare, e così non è stato, perché non siamo capaci di difenderci. Questa è una squadra, l'abbiamo vista oggi, credo che abbia giocato per 120 minuti dentro la metà campo del Perugia. Noi abbiamo preso due gol veramente da due calci d'angolo, perché poi tranne un paio di sbavature dove loro hanno avuto qualche possibilità per andare in porta, ma l'abbiamo avuto anche noi, credo che il pallino del gioco l'abbia sempre avuto il Pescara. Presidente, prima di lasciarla una domanda dallo studio di Totò De Leonardis e degli altri amici, una domanda che ho fatto anche al direttore Repetto, forse non è il momento giusto, però i tifosi vogliono sapere, sarà Sottile l'allenatore del Pescara nella prossima stagione? Ma adesso fateci fare due giorni di tranquillità e di riposo, perché io vi posso assicurare che io sono veramente stressato ai massimi livelli, e quindi adesso mi voglio prendere due giorni, perché fra pochissimo dovremo ricominciare, e poi insieme con i miei collaboratori decideremo il tutto. Però il lavoro che ha fatto è il momento della festa. Che ha fatto il mister è sotto gli occhi di tutti. Un paio di domande veloci dallo studio, presidente, l'auricolare, così può ascoltare il ritorno. Linea a voi. Buonasera. Ciao Totò, buonasera. Sì, abbiamo vinto questo campionato. Abbiamo vinto questo campionato di Serie C e siamo tornati in B. Sì. Abbiamo fatto tutti in un paio di giornate. Ho detto che in una eventuale classifica dei demeriti, secondo me gli allenatori erano quelli con meno demeriti. Parole forti queste, grazie a Giorgio Repetto. Grazie Giorgio. Ciao. Questo è tuo. Questo è mio, grazie a Giorgio Repetto. Sta per arrivare il tecnico Sottile qui in postazione da noi, Massimo, quindi io ti restituisco per un attimo la linea. Ma dai problemi e dagli errori si deve cercare di imparare, quindi di non ripeterli. Io mi auguro che
che questa sia perlomeno per quanto mi riguarda l'ultima volta che vivo un finale di campionato così, perché a parte che non ce la farei fisicamente, perché vi assicuro che è stato un mese allucinante. Però ripeto, è giusto quello che dici, nel senso che dagli errori bisogna imparare e cercare di non ripeterli. Noi però una cosa la devo ribadire, perché questa è una squadra che se avesse avuto i giocatori al completo probabilmente staremmo al mare dalla fine del campionato. Così non è stato e quindi ci siamo un po' complicati la vita da soli. Però oggi abbiamo dimostrato veramente che il gruppo è sempre stato un bel gruppo, compatto, giocatori importanti, è chiaro che qualche errore abbiamo fatto, però da questo dobbiamo ripartire. Sì, hai fatto una giusta analisi. Purtroppo oggi ci siamo sentiti diverse volte all'inferno, però è evidente che la partita che hanno fatto i ragazzi ti lasciava ben sperare. Poi i calci di rigore purtroppo sono una lotteria, lo sappiamo tutti. È andata bene, un bravo a Fiorillo, perché ha parato due rigori, ci ha consentito di vincere questa lotteria dei rigori. Però devo dire che è stata una partita soffertissima. Riccardo, senza che mi fa la domanda. Riccardo, senza che mi fa la domanda, perché me l'aveva scritto Riccardo. Me l'aveva scritto, mi ha detto non preoccuparti che rimaniamo in B. Eccoci con Sottini. Ciao Riccardo. Zona della Furi, tanti complimenti da studio. Grazie. Scara più bello del grazie. Anno, diciamo, con il presidente, nella partita più importante dell'anno. Ah sì. Che sorride con Repetto? No, è una storia lunga, direttore. Ma sì, sono molto contento, sono molto felice perché penso che sarà. No, credo che staremo in sede, anche perché siamo arrivati lunghi e quindi non abbiamo, anche per l'incertezza che c'era, non abbiamo prenotato nulla, per cui staremo in sede, abbiamo i nostri campi, abbiamo il nostro albergo, quindi staremo lì. Quindi Non ci muoveremo da Pescara, ma credo che inizieremo intorno al 24-25, ci saranno pochi giorni perché purtroppo si riparte subito e quindi ricominceremo a brevissimo, dai. Io, se mi permettete, vorrei veramente fare una dedica particolare a tutta la città, a tutti i tifosi, al primo cittadino, al Presidente della Regione che oggi nel venire qui mi ha detto torna vincitore, e a tutti quelli che vogliono bene al Pescara, perché è giusto che questa categoria sia il premio per una città che deve voler bene a questa società, a questa città, a questa squadra. Ma da parte di Carlo, che anche lui è un pescarese doc, c'è sempre stato il massimo appoggio, ma non solo di Carlo, l'assessore allo sport, di tutta la giunta, devo dire per la verità anche di quella precedente, perché a noi ci sono stati sempre molto vicini tutti, anche perché io ho sempre fatto il mio lavoro senza mai prendere le parti di nessuno, sono sempre stato al di sopra delle parti. Oggi c'è lui, sono contento che ci sia lui, perché è una bravissima persona ed è una persona che ama Pescara. Però anche in precedenza, quando c'era Marco Alessandrini con la sua giunta, noi abbiamo avuto sempre ottimi rapporti, non abbiamo mai creato problemi e quindi devo dire che questo è il giusto premio per tutti, dai.